Buonasera a tutti. Oggi, come un agente immobiliare che si rispetta e che lavora nei social, ho piacere di condividere con voi i passi per vendere la vostra casa da soli in modo molto semplice. Non ci sono nessun format, non c'è clicca qua, scopri giù o quanto se ne dica, c'è solamente se volete ovviamente avere una consulenza, potete andare sul mio sito che è www.irenemerlo.it. Allora, quali sono i passi se volete vendere la vostra casa? Li ho scritti giusti così, insomma, non me li dimentico. Difficile. Primo, accesso agli atti. Mi raccomando, cercate tutti i documenti della vostra casa che vanno dal permesso di costruire all'agibilità. 2. Verifica della conformità. Questo è molto importante perché ricordatevi che dal 2012 la mancata conformità rende l'atto nullo. Cosa vuol dire conformità? Vuol dire che il progetto depositato in comune, le planimetrie catastali e lo stato di fatto devono essere uguali. Quindi prendete questi due documenti, andate in giro per casa e verificate che sia più o meno simile. 3. Date il valore alla vostra casa. Come fate a dare il valore della vostra casa? Beh, insomma, dai, qua è anche un po' sempliciotto. Andate nei siti, verificate le case simili alla vostra, aumentate leggermente perché insomma ci sta sempre un po' l'offerta del cliente e quindi ci sarà sempre un ribasso. Fate le foto e inseritele nei siti. 4. Prequalificate gli acquirenti. Quando vi telefonano, chiedetegli sì, se sono andati in banca, se hanno disponibilità economica, quanti soldi hanno in conto corrente, se vogliono firmare un preliminare. 5, importantissimo. Questo veramente è una cosa che a noi agenti immobiliari ovviamente fa sempre un po' paura. L'APE. L'APE come attestato di prestazione energetica, perché dovete sapere che al preliminare, se mai doveste firmarlo, questo è un documento obbligatorio, ci sono delle sanzioni che vanno dai 3.000 ai 18.000 euro, quindi APE, attenti all'APE. Beh, fatto. Questo è un po' come dovreste fare se volete vendere la casa da privati. Se invece volete veramente vendere la casa, allora affidatevi a un agente immobiliare professionale. Scusate, dai, vi ho preso un po' in giro, però in questo periodo anche un po' di leggerezza ci vuole. Perché vi dico questo? Intanto, spesso quando le persone vengono da noi, o magari anzi, scusate, quando le persone vendono le case da sole, forse non si rendono conto di tutta quella burocrazia che c'è di mezzo, a partire dalla famosa ricerca di tutti i documenti, perché dovete sapere che non è così semplice, in quanto il notaio vi chiederà tutto il percorso storico della vostra casa, quindi dal permesso all'eventuale sanatoria e agibilità ultime, e molto spesso vi chiederanno anche se ci sono delle conformità agli atti di provenienza per passare. E poi ovviamente anche al valore dell'immobile. Ricordatevi, qua non si scherza, il valore dell'immobile deve essere corretto perché mai nessuno vi comprerà un immobile fuori prezzo. La frase che io sento spesso dire dal cliente venditore è: il mio immobile non voglio svalutarlo. Beh, non siamo noi agenti immobiliari che svalutiamo l'immobile. Ricordatevi che noi prendiamo in percentuale, quindi più alto è il valore, più alta è la nostra provvigione. La realtà però è che il valore dell'immobile deve essere stimato correttamente e gli strumenti per stimarlo noi agenti immobiliari ce li abbiamo, che può andare dall'OMI, l'Osservatorio del Mercato Immobiliare, a quello ovviamente nostro interno della nostra federazione, ma abbiamo anche altri siti che ci permettono di scaricare le ultime vendite e da lì ovviamente quelle fanno legge, perché se ho venduto un immobile simile al tuo 2 mesi fa, quello più o meno ci dà come indicazione di media della tua vendita. Dopo prequalifichiamo gli acquirenti, certo, scherziamo. Questa è una cosa importantissima. Non tutte le persone che ci chiamano, noi le portiamo a visitare l'immobile, devono avere ovviamente oggettivamente la possibilità di comprarla. E paradossalmente una domanda che noi facciamo è quella se sono disposti a firmare un preliminare subito. Domandare è lecito, rispondere cortesia. Ma se l'acquirente non è motivato, noi il giro non lo veniamo a fare, anche perché se ne vanno al centro commerciale. L'APE ovviamente abbiamo i nostri tecnici e ovviamente ve lo faremo fare in modo tranquillo, perché anche quello sembra facile, ma anche qui purtroppo non è nulla di facile. Detto così, sembra che l'agente immobiliare sia colui che ti dà una mano a cercare tutta la burocrazia, tutti i documenti per arrivare all'atto notarile. Ma attenzione, perché l'agente immobiliare, come definizione, è un mediatore. È un mediatore imparziale.
È un mediatore che ovviamente si mette tra le parti perché deve ovviamente mediare e noi non siamo legati da nessuna delle due parti. Fatto sta che ovviamente anche il codice civile lo dice, noi cerchiamo l'accordo tra le parti. Per cui se è vero che quando ovviamente ti trovi da solo con l'acquirente è normale che se ti dice no, non ti offro questa cifra, te ne offro un'altra, dai, diciamocela, è un po' ti sta sulle scatole questa situazione perché vieni a dire quanto vale casa mia. Ma la realtà è che se c'è un agente immobiliare che ha stimato correttamente il valore della tua casa e dall'altra parte abbiamo l'acquirente che vorrà fare un'offerta, ovviamente insomma tra le parti ci si mette d'accordo e si capisce tra qual è il prezzo, la durata, le condizioni, insomma cerchiamo di fare il quadro della situazione ed arrivare a un preliminare che poi verrà registrato all'Agenzia delle Entrate e consegnato al notaio in atto di stipula notarile. Che dire? Io così oggi ho fatto così un video un po' leggero, anche se un po' lungo rispetto a quelli che faccio, anche un po' per prendermi un po' in giro e per dirvi ovviamente che come agente immobiliare sono sempre qua disposta, eventualmente anche come dicevo prima con la consulenza per darvi una mano nella vendita della vostra casa. Una cosa importante però verificate sempre che l'agente immobiliare sia regolarmente iscritto alla Camera di Commercio e abbia i requisiti per operare. E come dico sempre, se vendi casa, vendi casa con me.